Carissimi amici e ascoltatori di questa catechesi, ben ritrovati per la seconda puntata del ciclo di catechesi intitolato Adamo e la vita nella divina volontà. Come sappiamo dalla puntata precedente, questo ciclo di catechesi sugli scritti del libro di cielo di Luisa Piccarreta ha lo scopo di approfondire un aspetto fondamentale della vita appunto nella divina volontà, che è la realizzazione di ciò che il nostro Signore aveva pensato per l'uomo e di ciò che egli stesso aveva donato al nostro progenitore Adamo. Sono tanti i passi del libro di cielo dove si parla di Adamo e di quella che era la sua vita e di quello che il Signore ha fatto con lui. E piano piano cercheremo di affrontarli, vederli, leggerli e commentarli. Bene, io passerei subito alla lettura perché ci sarebbero in teoria questa sera diverse cose, insomma, da vedere. Vediamo nell'arco di tempo, insomma, di questa catechesi fino a dove la divina volontà ci conduce e ci porta. Cominciamo dal volume quindicesimo, 28 giugno del 1923, che parla, cosa molto molto bella, dei germi di amore che furono seminati in Adamo e che gli permettevano di riconoscere in tutte le cose i ti amo di Dio. E vedremo insomma come certamente Adamo conosceva questo per dono soprannaturale infuso, ecco, ma fa parte del cammino, ecco, dell'incipiente impegno di chi vuole entrare nella vita della divina volontà, imparare, ecco, a riconoscere questi ti amo di Dio. Dice così il testo: figlia mia, nel creare l'uomo lo gettai in tanti germi di amore, nella sua intelligenza, negli occhi, nella parola, nel cuore, nelle mani, nei piedi, in tutto misi il germe dell'amore. Ed io dovevo lavorarlo di fuori. Ed insieme con me misi tutte le cose create per far uscire questo germe e crescerlo a seconda che io volessi. Questo germe, essendo messo da un Dio eterno, era eterno anch'esso, sicché l'uomo contiene in sé un eterno amore, e un eterno amore gli va sempre incontro per ricevere il contraccambio dei germi del suo eterno amore gettato nell'uomo e dargli nuovo ed eterno amore. Perché io volevo essere dentro l'uomo come germe e fuori come lavoratore per formare in lui l'albero del mio eterno amore. Perché che gioverebbe all'uomo avere l'occhio pieno di luce se non avesse una luce esterna che lo illuminasse? Resterebbe sempre all'oscuro. Sicché per godere l'effetto della luce ci vuole la luce interna dell'occhio e la luce esterna del sole che lo illumina. Così della mente. Se non avesse la parola che manifesta il pensiero, la vita dell'intelligenza morirebbe e sarebbe senza frutto, e così tutto il resto. Amai tanto l'uomo che non solo gettai in lui questo germe del mio eterno amore, ma lo misi sotto le onde del mio eterno amore che sparso in tutto il creato, per farlo germogliare in lui e travolgerlo nel mio eterno amore. Sicché se la luce del sole splende nel suo occhio, gli porta l'onda del mio amore. Se prende l'acqua per dissetarsi o il cibo per nutrirsi, gli portano l'onda del mio eterno amore. Se la terra si stende sotto i suoi piedi e resta ferma per dargli il passo, gli porta l'onda del mio amore. Se il fiore rizza il suo profumo, se il fuoco sprigiona il suo calore, tutti gli portano il mio eterno amore. Ma questo non basta. Io vi sto insieme lavorando dentro e fuori per assestare, confermare, suggellare tutte le mie similitudini nell'anima dell'uomo, affinché se amore eterno gli do, amore eterno mi dia. Sicché la creatura mi può amare con eterno amore, perché ne contiene il germe, ma con sommo mio dolore,
L'uomo soffoca questo germe e allora succede che anche se ha il mio amore sotto le sue onde, non sente la luce che gli porta il mio amore. Perché lui, avendo soffocato il germe, è rimasto cieco e ad onta che brucia non si riscalda e per quanto beve e mangi né si disseta né si nutre. Dove non c'è il germe non c'è fecondità. Ora questo testo è davvero molto 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 bello. Molto illuminante e anche molto formativo e anche molto impegnativo, nel senso che chi poi volesse trarne le conseguenze ha un po' di compiti a casa, ecco. Io vorrei queste catechesi sempre dare un pochino di compiti a casa, perché queste catechesi sono sempre, diciamo così, finalizzate, hanno sempre questo fine per me, anzitutto perché anch'io sto imparando. E per chi le ascolta, che tutto questo possa diventare realtà, perché e queste cose non sono state scritte per essere vissute, non sono state scritte né per essere semplicemente lette o ammirate o anche grandemente ammirate, come bene che siano. Queste cose sono state scritte per essere vissute. Allora, cosa dice Gesù? Dice questa cosa: l'operazione dell'amore divino nell'uomo è stata duplice, lui spiega. Dentro l'uomo aveva gettato un germe, d'accordo? Dice Gesù, dell'amore eterno di Dio. Questo germe sarebbe stato a sua volta da Dio stesso lavorato anche dall'esterno. Quindi un amore interno e un amore esterno, e attraverso questo amore esterno Dio voleva lavorare l'interno per far diventare quel germe un albero. Cosa vuol dire che quel germe diventa un albero? Vuol dire che è capace di riconoscere e accogliere l'amore di Dio in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi modi, e di ricambiarlo perfettamente. Questa è proprio una sintesi meravigliosa di quella che è la vita nella Divina Volontà. E viene anche spiegato in questo testo come vengono fatti alcuni esempi. Allora, Gesù dice, attenzione. Se la luce del sole splende nel suo occhio, gli porta l'onda del mio amore. Perché? Come avviene questo processo? La luce del sole esterna, ecco che una caratteristica di Adamo, era da lui riconosciuta come un ti amo di Dio. E quindi appena la riceveva, lui non riceveva la luce del sole in quanto sole, ma riceveva la luce del sole in quanto messaggio di amore dell'Altissimo. Penetrando questo dentro di lui, andava a smuovere questo germe e a suscitare un ricambio di amore. E così valeva per tutte le altre cose. Ora, qual è il compitino a casa? Ecco, perché noi adesso, avendo perso, non avendo più questo germe, come dice Gesù, in noi, purtroppo è cieco, è soffocato, è compresso, perché noi non stiamo più nella condizione in cui stava Adamo. Bisogna in qualche modo ripristinarlo, riattivarlo, come? Attraverso un'operazione non automatica e spontanea, diciamo così, mi si passi l'espressione, come era nello stato di giustizia originale, ma operante, cooperante, coadiuvata dalla nostra libertà. Allora, compitino a casa. Quando vediamo la luce che splende, dobbiamo immediatamente dire al Signore: grazie per il ti amo che mi mandi attraverso la luce del sole, che è un riflesso della tua luce eterna. Quando ci beviamo un bicchiere d'acqua, grazie al Signore per questo ti amo che tu mi metti in questa creatura che mi disseta e lo ricambio per me e per tutti. Quando mangiamo, per esempio,
i cibi generalmente sono molto molto variegati. I ti amo di Dio sono moltiplicati, capite? Cioè, sono tutti quanti i gusti, i cibi, i sapori che sono sparsi nell'alimentazione. Chi di noi quando mangia dice: ricevo Gesù, il tuo ti amo attraverso questa pietanza, lo ricambio con il mio ti amo per me e per tutti, no, nominandole, d'accordo? Noi camminiamo sulla terra, la terra stessa sotto i nostri piedi, che ferma per darci il passo, dice Gesù, ti porta l'onda del mio amore. Adesso è estate, può darsi che abbiamo qualche pianticella, chi c'ha la grazia di avere un terrazzo, un giardino. Le piante sono belle, hanno dei colori molto belli, hanno dei profumi particolari. Sono tutti ti amo di Gesù, tutti. Il fuoco, per esempio. Adesso è estate, quindi il fuoco d'estate non si accende, ma d'inverno sì. Allora, l'ingresso, cioè, nella vita, nella divina volontà, ha come operazione fondamentale, che tra l'altro rende la vita molto molto bella, il riconoscere i ti amo Dio, andare a prendere tutti i ti amo di Dio e ricambiarli in continuazione. Sapete quanto si camperebbe meglio se uno, anziché stare a fare tutti quanti la montagna di pensieri inutili che le persone fanno, cattivi, cioè passasse la giornata in questo modo, non dico tutta la giornata, insomma, no, ma uno già quando mangia, cioè questa piccola attenzione, quando esce e guarda il sole, o guarda una pianta, o guarda un fiore, e ha questo pensiero, basta semplicemente provare, perché si campa molto molto meglio. Guardare le cose che ci portano i ti amo di Dio e ricambiarli è una cosa bellissima. Imparare a riconoscere e ricambiarli. E si campa molto molto meglio. Ecco, noi non possiamo stare a campare in continuazione soltanto vedendo il male, capite? Dentro e fuori di noi, per addolorarcene, per angustiarcene, per preoccuparci, per lamentarci o altre cose di questo genere. Questo non è una vita divina, questa è una vita dannata, questa qua. Ecco, non è che uno vuole illudersi o mettersi in un mondo artificiale, in una campana di vetro, come se il male non esistesse. Certamente il male esiste, d'accordo? E va combattuto. Ma va combattuto come? Questo è un altro punto fondamentale che io ho imparato, cioè, non, cioè se uno ci pensa bene e riflette sul Vangelo ci arriva, ecco, però a mio avviso è una cosa che si impara molto dagli scritti di Luisa e dalla vita nella Divina Volontà. Come si combatte il male? Il male si combatte principalmente, come dire, spalancando le porte al bene che Dio è e che ci dà, che già c'è, e rendendolo produttivo in noi e fuori di noi attraverso la nostra risposta d'amore per noi e per tutti. Bellissimo. Una cosa, a mio avviso, divinissima, molto divina. E questo è un mio parere personale, insomma, una cosa che fa parecchio saltare il sistema nervoso ai vari diavoli, tutti quanti gli abitanti dei sottofondi, insomma, che gongolano nel darci tormenti, nel darci le preoccupazioni, nell'incuterci paure, timori, agitazioni, preoccupazioni o cose di questo genere. Vabbè, questo a mio avviso è quanto basta per questo primo capitoletto. Ricordiamo i compiti a casa, quindi. Cominciare ad imparare a farsi attenti ai ti amo di Dio, a quelli esterni che prendendoli, come dire, facciamo rivivere in noi l'amore di Dio che ci sta, cioè Adamo c'aveva il germe, ma San Paolo ci ha detto che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Noi siamo battezzati, comunicati, cresimati. Cioè,
Spero che tutti coloro che ascoltano queste catechesi abbiano a cuore di custodire la vita della grazia santificante. Quindi non è che siamo delle bestie rare. Quindi l'amore di Dio c'è dentro di noi. Non è che non c'è. C'è questa forma di germe. Questa forma di germe ha una, come dire, una implementazione, come se tu su una fiammella ci buttassi la benzina, attraverso le modalità esterne con cui Dio ci parla e ci dimostra in continuazione il suo amore per noi, e che dobbiamo imparare a conoscere, riconoscere, accogliere e prendere. Questa è una vita bellissima, questa è l'anticamera del paradiso, poi, tra l'altro, ed è anche il motivo, è anche il buon modo di accostarci a tutte quante le cose create, che non vanno mai viste e prese per se stesse, ma sempre in relazione a colui che le ha poste come segni del suo amore per lui. Ora passiamo, ecco, a un altro aspetto che parla sempre della centralità dell'amore. Io continuo a ripetere, molte volte anche in passato sono stato un pochino allergico, spero che si capisca in che senso, no? Ai discorsi sempre triti e ritriti, l'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio, sono svanvesta tanta questo amore di Dio, che alla fine non diventa una parola quasi vuota di contenuto, cioè, l'amore di Dio, cioè, la metti in mezzo comunque. L'amore di Dio è una cosa molto 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 concreta, molto bella, e molte volte uno ci si sciacqua una montagna di volte la bocca, magari non sa neanche dove sta di casa, non ha mai imparato a conoscerlo e a riconoscerlo. Il brano che stiamo per leggere, che è sempre del sedicesimo volume, non del quindicesimo, 6 settembre 1923, ci mostra come il peccato originale, in realtà, quindi, fu anzitutto la radice del peccato originale, fu una dimenticanza. Cioè Adamo si è impazzito per un istante, si è dimenticato quanto Dio lo amasse. E guardate, questo è un altro concetto profondissimo, dobbiamo pensarci, altro compitino a casa, e imparare da questa rivelazione che ogni volta che noi facciamo un peccato, attenzione, la cosa più profonda è dubitare dell'amore di Dio. Perché? Facilissimo. Se Dio ti dice, facciamo l'esempio più grossolano, non commettere atti impuri, perché te lo dice? Vuole limitare la tua libertà? Vuole crearti un laccio? Vuole mettere una legge? Vuole impedire che tu sia felice, che ti possa godere una cosa bella della vita? È questo? Questo è quello che ci mette in testa il demonio. Questo è quello che ci mette in testa il demonio, cioè la molla del peccato è sempre questa. Cioè, io qualche giorno fa, dalla festa di Santa Maria Goretti, no? Parlando con qualche anima, parlando di questa grande santa, perché io sono nato a Latina, a Latina è proprio la patrona principale, dico, Santa Maria Goretti si è fatta ammazzare piuttosto che fare. Cioè, perché? Perché lei non aveva nessunissimo dubbio che se ti ho detto questa cosa non si fa, io questa cosa non la farò mai, perché non perché sono santo, perché sono detto, ma perché non sono matto, d'accordo? Perché se io sono certissimo che Dio mi ama e vuole soltanto il mio bene, mi dice non fare questa cosa, perché da questa cosa, anche se sembra bella, mi viene fuori un male impressionante, se io credo al suo amore, ma non lo faccio, capite? Provate a portarvi a casa questo pensiero. Se io fossi certissimo dell'amore di Dio, diventerei impeccabile. O quasi, d'accordo? Quindi resterei impeccabile per l'umana debolezza. Ma sarebbe difficile. Leggiamo il brano. Vuoi tu sapere perché Adamo peccò? Per due motivi. Perché dimenticò che io lo amavo e dimenticò di amarmi. Un'altra cosa molto molto importante, a mio modestissimo avviso, che si scopre negli scritti del libro di Cielo, è l'importanza dell'amore
a Gesù. Oggi anche si parla tanto dell'amore del prossimo. Nessuno, cioè, l'amore del prossimo, il secondo è il grande comandamento, dice Gesù. Ma attenzione che sta pure il primo. Non è che ci sta pure il primo, ci sta prima il primo. Dove si vedono cristiani fedeli e cristiane che amano follemente Gesù e la Madonna? Follemente. Cioè, se uno ama, non è che si sta pensando, ma tu lo ami Gesù? Dunque, sì. Ci penso un po' e poi rispondo. Non c'è niente da pensare se tu lo ami. Allora, fu questo il primo germe della sua colpa. Proseguo la lettura. Se avesse pensato che io lo amavo assai, assai, e che lui era obbligato ad amarmi, mai si sarebbe deciso di subbidirmi. Mai. Sì, che prima c'è solo amore, poi cominciò il peccato. Attenzione, eh. Prima cessò l'amore e poi cominciò il peccato. Guardate, io anche da sacerdote, no? Quindi un sacerdote, e su questo mi si perdoni se faccio nomi e cognomi in bene, devo per forza nominare a sua, come dire, un pubblica stima. Il caro Monsignor Petrocchi, perché per me è stato un attuale cardinale, per me è stato un esempio vivente di questa cosa. Cioè, Monsignor Petrocchi aveva questa arte, penso di fargli un, ma è la verità, non è un complimento. Aveva questa grandissima arte quando doveva dirti una cosa, anche dolorosa, anche una correzione, anche. La prima sua preoccupazione era di farti passare profondamente il fatto che lui ti stava dicendo quella cosa perché ti voleva bene, per il tuo bene e solo per puro amore. Io sono imparato a fare qualche cosa in questa materia, non lo so, non aspetta a me giudicarlo, l'ho imparato grazie al suo esempio. Perché? Perché se passa prima l'amore, la cosa che ti dice, tu la farai. Anche se fosse amara, anche se fosse una correzione dolorosa, anche se fosse una cosa poco gradevole. Perché? Perché tu sei certo che te lo sta dicendo perché ti vuole bene, per il tuo bene. Ecco perché la radice di ogni peccato è la mancanza del sentirsi amato da Dio. O meglio, la dimenticanza del suo amore, o meglio, una non credenza nel suo amore. Non è un modo per sciacquarsi la bocca o per fare un discorso retorico. Tu dubiti dell'amore? È così, è. È così. Allora, una persona che vive nel peccato lontana, che cosa significa? Che non conosce l'amore di Dio. Attenzione, eh. Mi si perdoni se faccio riferimento ad un'apparizione non ancora riconosciuta dalla Chiesa, però è ecco, abbastanza popolare. Adesso il Papa ci ha mandato un bel vescovo ad hoc, quindi è tutto sotto cura diretta, insomma, del cuore della Chiesa. A Medjugorje come chiama la Madonna i peccatori? Coloro che non conoscono l'amore di Dio. Mamma mia! Cioè, la Madonna sicuramente direbbe una frase di questo, cioè, pure non staccia la Madonna lì, d'accordo? Io ci credo, d'accordo? Però non diamo giudizi definitivi. Ma questa frase sicuramente la Madonna la direbbe esattamente così. Cioè, un peccatore è anzitutto uno che non conosce l'amore di Dio, perché se lo conoscesse e ci credesse, non peccherebbe mai, non lo farebbe. Lo sta dicendo qui Gesù. Prima cessò l'amore, poi cominciò il peccato. E attenzione, adesso qui guardate che scatenamento, eh? Quindi, dinamica del peccato, genesi del peccato che stiamo facendo qua. Capite che roba che è? La radice del peccato è che tu dubiti dell'amore di Dio.
dubitando dell'amore di Dio, cessi di amarlo, non lo ami più. Perché noi amiamo chi ci ama. Cioè, tu non puoi amare Dio se non hai prima conosciuto il suo amore. Non lo ami. Non lo ami. San Giovanni dice, guardate che non siamo stati noi ad amare Dio, è Lui che ha amato noi, per primo. Attenzione, proseguo la lettura, E come cessò di amare il suo Dio, cessò il vero amore verso se stesso. Lo sai, questo te lo dico io. Anzi, te lo dice Gesù, e io faccio l'eco. Che se tu non ami Dio, non ami te stesso. E qual è la spia di questo? Che subito dopo il peccato, proseguo la lettura, le sue stesse membra e potenze si ribellarono a lui stesso. Perdette il dominio, l'ordine, attenzione, l'ordine, e diventò pauroso. La paura nasce nel cuore dell'uomo quando si stacca dall'amore di Dio. Cosa significa? Che una persona che si sente amata da Dio e che lo ama non ha paura di nulla e di nessuno. Attenzione. E dopo che c'è stato l'amore verso se stesso è finito? No, non solo, proseguo, ma cessò il vero amore verso le altre creature, mentre io lo avevo creato con lo stesso amore che regnava tra le divine persone. Che uno doveva essere l'immagine dell'altro, la felicità, la gioia e la vita dell'altro. Perciò, venendo sulla terra, la cosa cui diedi più importanza fu che si amassero l'un l'altro come erano amati da me, per dare loro il mio primo amore, per far reggere sulla terra l'amore della Santissima Trinità. Allora, questo è fantastico, questo qui. Compito a casa, pensa. Se tu ancora commetti facilmente qualche peccato, è perché dell'amore di Dio non sei ancora così convinto. Quindi, perdere la percezione dell'amore di Dio significa non riamarlo, significa non amare se stessi, significa non amare il prossimo. Questo è quello che dice. E appena perdi la percezione dell'amore di Dio, diventi capace di combinare qualunque tipo di quali. E basti anche per questo secondo scritto. Ora ce n'è uno un pochino più lungo, ma anche qui è davvero splendido. Qui Gesù mette in riferimento la sua flagellazione con il peccato originale. Stiamo nel volume 16 ancora, 14 gennaio 1924. Figlia mia, vuoi tu sapere la causa perché fui spogliato quando fui flagellato? In ogni mistero della mia passione, prima mi occupavo di rinsaldare la volontà, la rottura tra la volontà umana e la divina, e poi alle offese che produce questa rottura. Attenzione. Onde l'uomo, quando nell'Eden spezzò i vincoli dell'unione tra la volontà suprema e la sua, ormai stiamo capendo il peccato originale, è stato esattamente questo spezzare il vincolo di unione tra volontà suprema, volontà divina, fiat suprema, la stessa cosa, e volontà umana. Quando avvenne questo vincolo che si spezza, si spogliò della veste regale della mia volontà e si vestì, attenzione ai termini, dei miseri cenci della sua debole volontà, incostante e impotente a fare nulla di bene. Miseri cenci, questa è un'espressione che vi invito a memorizzare. Cenciosi, vi prego, altro compito a casa, di guardare i nostri simili, i nostri fratelli, le nostre sorelle, per come li vediamo, con questo santo occhio di misericordia, che non è un giudizio. Cioè, se noi incontriamo un barbone per strada
un barbone che ci siete trovato così, ma ci fa pena, ci fa, no? Dice, ma guarda questo come campa, guarda un essere umano degradato in questo modo, insomma, che dorme per terra, che è tutto sporco, che non si lava, che fa una vita indegna dell'uomo, sta sempre da solo, non sta con nessuno, no? Cioè, io quando incontro un crociardo mi sembra ancora piccolo, cioè, è brutto vedere queste cose qui, no? Ti fa compassione, ti fa pena. Non è che tu gli faresti del male a una persona del gioco che dice si chiama Tarda, sto delinquente, sto... No! Ma guardate che noi siamo circostati, noi viviamo in un mondo di clochard. Sono tutti clochard. Perché gli uomini indossano tutti i miseri cenci della propria debole, incostante, impotente a fare nulla di bene umana volontà. Prosegue Gesù. La mia volontà era per lui un dolce incanto in cui lo teneva assorbito in una luce purissima che non gli faceva conoscere altro che il suo Dio da cui era uscito. Pensate che bello. Assorbito in una luce purissima che non gli faceva conoscere altro che il suo Dio da cui era uscito. Quindi rimanere sempre intenti, avere il pensiero ininterrottamente fisso in Dio era una caratteristica della vita nella divina volontà di Adamo. E avere questo pensiero fisso in Dio da cui era uscito non gli dava altro che felicità senza numero. Capite? Felicità senza numero, felicità senza numero, in continuazione. Ed era tanto assorbito dal tanto dare che gli faceva il suo Dio, che non si dava nessun pensiero di se stesso. Che bello, no? Campare senza preoccuparci di noi stessi, ma essere semplicemente intenti a guardare, avendo la capacità di vederlo, al molto che Dio in continuazione ci dà e che produce felicità senza numero, ininterrottamente. O come era felice l'uomo, come si dilettava la divinità nel dare a lui tante particelle del suo essere per quanto la creatura ne può ricevere per farlo simile a sé. Cioè, Dio era felice di farci felici. Onde, non appena spezzò l'unione della nostra volontà con la sua, perdette la veste regale, perdette l'incanto, la luce, la felicità. Guardò se stesso senza la luce della mia volontà e guardandosi senza l'incanto che lo teneva assorbito si conobbe, ebbe vergogna, ebbe paura, tanto che la stessa natura sentì i suoi tristi effetti, sentì il freddo, la nudità e sentì il vivo bisogno di coprirsi. E come la nostra volontà lo teneva al porto di felicità immense, così la sua lo mise al porto delle miserie. Uno delle spie che stiamo cominciando a muovere i primi passi, diciamo, in camminarci nel regno della divina volontà, è anche il tasso della nostra gioia, della nostra contentezza, di quanto siamo felici. Che su questo, insomma, fare l'esame di coscienza è relativamente facile, non è che possiamo troppo ingannarci. Prosegue, la nostra volontà era tutto per l'uomo ed in essa trovava tutto. Era giusto che, essendo uscito da noi e vivendo con un nostro tenero figlio nel nostro volere, vivesse del nostro, e questo volere doveva sostituirsi a tutto ciò che lui occorreva. Quindi, come volle vivere del suo volere, ebbe bisogno di tutto, perché il volere umano non ha il potere di potersi sostituire a tutti i bisogni, né ha in sé la fonte del bene. Ma questo è un passaggio fondamentale, perciò fu costretto a procurarsi con stento le cose necessarie alla vita. Vedi dunque che significa non stare unito con la mia volontà? Oh, se tutti lo conoscessero, come avrebbero un solo sospiro che il mio volere venisse a regnare sulla terra? Sicché se Adamo non si fosse sottratto dalla volontà divina, anche la sua natura non avrebbe avuto bisogno di vesti, non avrebbe sentito la vergogna della sua nudità, ne sarebbe stato soggetto a soffrire il freddo, il caldo,
la fame e la debolezza. Testuali parole di Gesù, anche qui queste sono cose che in linea generale la Chiesa insegna sulla dottrina del peccato originale, quindi queste non sono del tutto originali di Luisa, solo che qui bisogna vedere quanto io ci credo. Anzitutto la rivelazione pubblica, perché questo fa parte della rivelazione pubblica, non della rivelazione privata. Io ci credo che se Adamo non si fosse sottratto dalla volontà divina, la sua natura non avrebbe avuto bisogno di vesti, e questo sia perché non si vergognava della sua nudità, ma anche perché non sarebbe stato soggetto a soffrire il freddo, il caldo, la fame, la debolezza. Ci credo o non ci credo? Attenzione. Onde, figlia mia, prima di essere legato alla colonna per essere flagellato, come era Gesù quando è stato flagellato? È stato spogliato prima, no? Volli essere spogliato per soffrire e riparare la nudità dell'uomo quando si spogliò della veste regale della mia volontà. Allora, il sentirsi nudo di Adamo fu una conseguenza del fatto che si era spogliato di questa veste regale che aveva. Portiamoci questa immagine, usata tante volte in questo scritto. La divina volontà è la nostra veste regale. Sentii in me tale confusione e pena nel vedermi così denudato in mezzo a nemici che si facevano beffe di me, che piansi per la nudità dell'uomo e offrii al mio celeste padre la mia nudità per fare che l'uomo fosse rivestito di nuovo ancora della veste regale della mia volontà. E non, aggiungo io, non sto citando adesso, dei miseri cenci della sua volontà umana. Stracci, cenci. E per sborso, affinché ciò non mi fosse negato, offrì il mio sangue, le mie carni strappate a brani. Mi feci spogliare non solo delle vesti, ma anche della mia pelle. Si è fatto scarnificare Gesù, per poter pagare il prezzo e soddisfare al delitto di questa nudità dell'uomo. Versai tanto sangue in questo mistero come nessun altro ne versai tanto, tanto che bastava per coprirlo di nuovo e così riscaldarlo e lavarlo per disporlo a ricevere la veste regale della mia volontà. Quindi il peccato originale è stato uno spogliarsi della veste regale della divina volontà, che ha causato una profonda vergogna dell'uomo di se stesso, lasciato in balia di se stesso. Della sua nudità, del freddo, del caldo, della fame, della debolezza, della paura e di tutto il resto. Ora, questa veste regale, possiamo e dobbiamo riprenderci questa veste regale della divina volontà, che è, come dire, in nuce simboleggiata, sintetizzata dalla veste bianca battesimale, che è un incipit, diciamo così, è una prima manifattura, diciamo così, di questa veste regale. Ora, ancora, sempre 16° volume, stavolta 28 febbraio 1924, e ancora qui voliamo in alto verso il cielo e verso la contemplazione delle meraviglie fatte da Dio per noi, no? Questo passo ci farà capire anche alcune cose che Luisa ha vissuto e che a volte ci lasciano un pochettino sconvolti coloro che non capiscono bene, cioè il fatto che Luisa abbia vissuto certamente per prima in pienezza il dono della divina volontà vuol dire che le cose che Adamo aveva e che gli erano state preparate da Dio lei le ha riavute, almeno in parte.
Allora, leggo 28 febbraio 1924, sempre volume 16. Come la divinità decretò la creazione, attenzione, mise fuori di sé tutto ciò che doveva dare alla creatura, i doni, le grazie, le carezze, i baci e l'amore che doveva manifestarle. Invito a fissare lo sguardo sulle carezze, i baci e l'amore. Scritti di Luisa, queste cose qui accadono tante volte, io non vi faccio il nome, ma ho parlato con qualcuno, insomma, che dice, qua, la prima volta che ho fatto le ore della passione, mi sono subito venute un sacco di brutti pensieri, perché già la prima ora comincia con tutti quanti i baci, vi ricordate la prima ora? Perciò Gesù, io bacio la tua mano, bacio la tua bocca, bacio la... Sì, che è sta roba? Come se fosse qualcosa di strano. Sono tante nelle ore della passione. No? Io oggi ho fatto la quarta. Nella quarta, dopo che Gesù istituisce l'Eucaristia, c'è stata una lunghissima e approfondita e dettagliata litania di baci dati alla mano destra, alla mano sinistra, al collo, alla bocca, alla testa, ai piedi, al costato, al petto di Gesù. Come mise fuori il sole, proseguo la lettura, le stelle, l'azzurro, il cielo e tutto il resto, così mise fuori tutti i doni con cui doveva arricchire le anime. Ora, un altro punto fondamentale, che questo ci si deve mettere bene in testa, è che Dio ha creato e per quanto sta in lui, voleva e vuole solo riempirci di ogni bene. Ha messo fuori il creato e poi tutti i doni con cui doveva arricchire le anime. Tutto. Ecco perché così. Cioè, questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Anche questo è un. Cioè, lo sapete, io sono esperto in teologia dogmatica, quando si insegna teologia trinitaria. Come la Santissima Trinità è la dimostrazione, come dire, teologica intrinseca nella vita stessa di Dio, che lui è amore, perché sono tre, perché l'amore è l'essenza stessa di Dio. Ma dire che l'amore è l'essenza di Dio significa che non solo tutto ciò che Dio è, ma anche tutto ciò che lui fa, lo fa solo per amore e per amare. Questa sua caratteristica assoluta non è cessata neanche dopo il peccato. Per cui anche se adesso il Signore deve, tra virgolette, deve, tollera la presenza di certi mali, ci manda addirittura delle volte delle croci, delle prove, delle tribolazioni, lo fa sempre, sempre e solo in vista di un suo disegno di amore per noi. Sempre. Sempre. Io vi prego, tutti voi che state ascoltando queste cose, non dimenticate mai che dietro ogni peccato c'è un dubbio sull'amore di Dio, ma anche dietro ogni insoddisfazione, dietro ogni tristezza, c'è sempre questo. Quello che soffia continuamente il serpente dentro le nostre orecchie è che Dio non ci ama. Stavo raccontando prima la storia di Monsignor Petrocchi, io lo vivo anche a livello sacerdotale, no? Cioè, quando tu vuoi aiutare un'anima, e quando cerco di aiutare un'anima qualche volta, dico, figlio mio, ti sto dicendo questa cosa per bene tuo, credimi, magari non sarò bravo come Monsignor Petrocchi a fartene accorgere, insomma, però lo sto facendo per questo, d'accordo? Quindi non è che tu, cioè, ascolta per il bene tuo. Che è successo poi dinanzi a questo, come dire, esplosione interrotta, continua, operante, attuale e perpetua dell'amore di Dio? Come l'uomo si sottrasse alla volontà suprema,
respinse tutti questi doni, li ha respinti. Io, cioè, provo un attimo a pensare, cioè, io quando penso a certe cose proprio veramente mi ha respinti, cioè, la follia. E guardate che bello, eh? Quindi Dio fa questi doni, l'uomo si sottrae alla divina volontà e li respinge. Che succede? Prosegue Gesù: ma la divinità non se li ritirò in se stessa, ma li ha lasciati sospesi nella sua volontà, aspettando che la volontà umana si vincolasse con la sua ed entrasse nel primo ordine da lei creato, per mettere in corrente con l'umana natura i doni da lei stabiliti. Attenzione, quindi, i doni, le grazie, le carezze, i baci, l'amore che Dio aveva preparato per l'uomo. L'uomo ha tagliato con la divina volontà, ha respinto questi doni. Dice: non è che questi doni adesso non li prendo. I doni sono rimasti sospesi. Che significa sospesi? Che appena arriva uno che riannoda i doni con la divina volontà, questi, i legami con la divina volontà, questi doni se li prenderà. Ecco perché Luisa si prendeva i baci di Gesù. Per questo, perché i baci ci stanno, i baci di Gesù ci stanno pure per te e pure per me. Ci stanno. Vogliamo impedire a Gesù di darci un bacio? Ci stanno. Ma non puoi ricevere i doni se tagli, spezzi l'unione con la divina volontà. Proseguo: sicché stanno sospesi nella mia volontà tutte le finezze di amore, i baci, le carezze, i doni, le comunicazioni e i miei trastulli innocenti che dovevo seguire con Adamo se non avesse peccato. Quindi Adamo li ha conosciuti e sarebbero andati avanti. A un certo punto hanno avuto un'interruzione. Ma non è che Dio si dice: vabbè, non l'hai voluti, me li riprendo tutti per me, fine. No, sono rimasti lì. Perché se Dio un dono lo fa, il dono che Dio fa non lo revoca. Non lo revoca. E quindi rimane. Fino a quando il ponte non si è ricostruito, fino a quando il nodo non si è riallacciato. Vale, prosegue: la mia volontà vuole sgravarsi di questi cumuli di beni che aveva stabilito di dare alle creature. Quindi dice: che ce devo fare io con tutte queste cose? Dice nostro Signore: che ce faccio io? Cioè, che sono già felice, cioè, queste sono cose fatte per la vostra felicità. Che ce faccio con tutta sta roba? Mi voglio sgravare. Cioè, li voglio dare, ma non possono essere vissute queste cose, possono essere donate a chi non è in condizione di poterle ricevere. Allora che cosa prosegue Gesù? Perciò voglio stabilire la legge del vivere nel mio volere per mettere in vigore tra creatore e creatura tutti questi beni sospesi. Per mettere in vigore tra creatore e creatura tutti questi beni sospesi, ci stanno già. Io quanto desidererei che qualcuno che ascolta queste catechesi, che si comincia a vivere, chiaramente se li tiene per sé, ma cominciasse a vivere qualcuno di questi doni straordinari. Ci stanno, perché non ci stanno? Perciò sto lavorando in te per riordinare la tua volontà con la divina, e così potrò dar principio e mettere in corrente tanti beni che finora sono sospesi tra creatore e creatura. Prima di Luisa Piccarreta, questo si legge negli scritti, questo è quello che ha rivelato Gesù. Questa roba l'ha conosciuta soltanto la Beata Vergine Maria, oltre chiaramente all'Umanità Santissima di Gesù. All'Umanità Santissima di Gesù il legame con il Fiat Supremo non ce l'aveva soltanto per grazia come la Madonna, ma ce l'aveva anche per natura, perché lui era il Verbo fatto carne, non era semplicemente un uomo unito al Fiat. L'Umanità Santissima di Gesù sussisteva in una persona del Verbo Divino. Quindi, cioè,
una marea di montagna di beni che non si possono dare agli esseri, cioè non si possono dare queste cose qui, non si possono dare se non c'è il riannodamento con la divina volontà. Allora andiamo verso la fine e penso che ci fermiamo oggi, no? Tiriamo un pochettino prima di sintesi e poi di conseguenze. Ripercorriamo brevemente questi brani. Allora, 1. Dio ha seminato in ogni cuore il germe dell'amore e si serve di tutto ciò che è fuori di noi, delle cose inserite soprattutto nel fiat creante, per fare in modo che questo germe cresca e diventa un albero. Il nostro compito è di riconoscere i ti amo di Dio, farli nostri e ricambiarli, perché questo germe che ce l'abbiamo avuto, perché siamo stati comunque battezzati, possa crescere. Secondo, fondamentalissimo, la radice del peccato originale di ogni peccato è dubitare dell'amore di Dio, dimenticarsi, non crederci che Dio ci ama. Terzo, e il fatto che la divina volontà rappresentava per l'uomo la veste regale, e questa veste regale metteva l'uomo in condizione di vivere senza avere bisogno di nulla, senza sentire freddo, senza sentire caldo, fame, debolezze, senza vergogna di essere nudo. Quarto, che abbiamo sempre visto oggi, il fatto che con il dono della divina volontà, quindi conseguentemente alla vita nella divina volontà, Dio aveva fatto uscire non soltanto tutti i prodigi della creazione, ma una montagna di doni, di grazie, di carezze, di baci e di amore che doveva riservare all'uomo che vivesse nel suo volere. Sospesi questi beni dalla colpa d'origine, quindi dal fatto che l'uomo si è spogliato della divina volontà, Dio non se li ha ripresi, ma sono rimasti a disposizione di chiunque fosse rientrato riannodando questo laccio con il divin volere. La prima creatura che ha fatto questo dopo la Madonna è stata Luisa. Quindi questo brano spiega anche le tante grazie straordinarie che Luisa Piccarreta ha avuto e che Gesù le ha obbligato a scrivere. Mi ricordo, se ne ho parlato anche la settimana scorsa, con somma sua vergogna. Dice: ma te pare che possa andare a scrivere che questi sono pari nostri, che ogni tanto diceva Gesù, no? Io queste cose non le voglio scrivere. Dice: ma la Madonna mica l'ha scritta. Dice: no, la Madonna non l'ha scritta, ma tu la devi scrivere, d'accordo? Perché la Madonna non l'ha scritta, tanto lei era l'Immacolata Concezione, quindi se l'avesse scritta la Madonna, chi le leggeva diceva: ma questa è l'Immacolata Concezione, non è roba per me. Invece tu non sei l'Immacolata Concezione. Gesù, in una parte, io l'ho letto questo qui, cioè io sto semplificando, ma il concetto che dice è questo qua. Tu non sei l'Immacolata Concezione, quindi lo devi scrivere. Perché chi leggerà queste cose, dirà: ah, ma questa è un essere umano, non è l'Immacolata Concezione. E se l'ha vissuta lei, perché io no? Non è essere superbi questo qui, Allora, solo che perché queste cose diventino realtà, bisogna vivere nella divina volontà per forza, altrimenti queste cose non le vivremo mai e staremo per una vita ricoperti dei cenci della volontà umana. Facciamolo questo compitino a casa, cioè ci prenda proprio una compassione, anche perché fa parte della vita nella divina volontà anche l'invocazione continua del regno del fiat su tutti, perché non se campa male, d'accordo, malissimo. E allora noi non possiamo, cioè guardate, la fatica è più grande. Io sento anche tante persone, tante situazioni, la fatica più grande che fanno gli esseri umani è abbandonarsi, è uno dei totalmente nelle mani di Dio. La molla è sempre la stessa,
Allora, c'è chi sta scontento perché non c'è lavoro, non ci stanno i soldi, stanno i problemi, stanno le malattie, cioè. E passa la vita a lamentarsi, a cosare, a disperarsi, oppure no, io mi sono messo in testa, adesso devo fare per forza questa cosa, cioè. Io vorrei tanto, desidererei tantissimo, d'accordo, perché questo signore lo sa quanto questo è oggetto della mia preghiera, perché se si illumina questa cosa nella nostra mente, abbiamo completamente svoltato. Mettersi in testa anche adesso, cioè non possiamo stare una vita a fare il braccio di ferro con la volontà di Dio. Non si può. Cioè, abbandonati. La sua volontà falla sempre in tutto, d'accordo? Se vuoi essere contento, capito? Tendi sempre alla perfezione. Cioè, rimando questo qui, io rimasi molto colpito quando lessi quello scritto alla penultima catechesi del ciclo di Radio Buon Consiglio. Che cosa devo fare per entrare nella Divina Volontà? La prima la Divina Volontà è innanzitutto farla. E Dio deve vedere che tu consideri questa perla come una perla preziosa e che sei disposto a qualunque cosa, ma la Divina Volontà è innanzitutto farla come al 100%. Cioè, tu hai su qualunque tipo di problematica, tasso di uno di una volontà da 0 a 100, noi dobbiamo sempre puntare al 100. D'accordo? Facciamo un esempio adesso per concludere. Quanti figli faccio? Qual è la soluzione migliore? Quanti Dio vuole? E sono finiti i problemi e questi metodi naturali, sì, sono leciti i metodi naturali a certe condizioni, non è quello, ma già se tu usi un metodo naturale non pecchi a certe condizioni, ma stai comunque, capite, agendo di volontà tua. Capito? Non c'è dentro di te la certezza, l'abbandono completo nelle mani di Dio. D'accordo? Vuoi campare così? Cioè, Dio ti rispetta, cioè non c'è formalmente peccato. Capito? Le donne non vengono a dire: me posso mettere lo smalto, me posso mettere il rossetto, me posso mettere i pantaloni. Cose. Fa come ti pare. Cioè, ma non è che tu. Arrivaci da solo, cioè, capito? Arrivaci da solo. Che pensa nel tuo cuore? Che farebbe Gesù o la Madonna al posto mio? Qual è la cosa migliore da fare davanti a Dio? Ma questa comporta sacrifici. Ma che sacrifici? Cioè, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.